abbiamo un gruppo di referenti di vie dove ognuno ha fatto un'indagine sul concetto: facciamo Piazza Garibaldi chiusa, allarghiamo la zona pedonale. Quello che è il commercio, sono stati tutti contrari, ci sono stati solo due che potevano essere a favore, dicendo almeno avremo un po' più di verde. Se il problema è il verde, credo che su quelli che sono i progetti che sta mettendo in atto il distretto, più verde a Gallarate in quello che il centro ci sarà. È molto fredda questa piazza, però non è che quando l'abbiamo vista, come qualcuno ha scritto, vuota dalle macchine durante il lockdown, la piazza è diventata più bella. Non lo so, se mettere e togliere le macchine abbellisce una piazza, allora siamo, secondo me c'è qualcosa che non funziona. L'abbellisci rendendola magari un po' più verde, come qualcuno ha detto, un po' più green, quello di sicuro. Però chiuderla no. Se volete una risposta da quello che posso dare io come presidente del comitato dei commercianti, sentite i commercianti nei gruppi che abbiamo noi, la maggioranza è contraria alla chiusura di Piazza Garibaldi. Allora, io penso che avere il progetto di una piazza da riqualificare piaccia a tutti indipendentemente. Il problema che tanti commercianti, la stragrande maggioranza dei commercianti, abbia detto no è perché affiancato a questo progetto manca un piano strategico, una rete di parcheggi, manca un piano parcheggi che è essenziale, perché senza il parcheggio purtroppo sarà sempre un grandissimo problema. Quindi i piani di riqualificazione ben vengano, ma devono venire parallelamente a un piano parcheggi. Detto questo, la seconda cosa è che avere una piazza riqualificata nel centro di Gallarate è sicuramente una bellissima prospettiva, ma non deve rimanere solo esclusivamente una piazza avulsa da tutto il resto. Cioè ci deve essere un piano che costruisca nel corso degli anni una nuova identità, un nuovo respiro, nuova luce a tutto il centro, non solo a una piazza. Non è il caso di fare un progetto, potrebbe anche essere buono, valido, per l'amor di Dio, per i cittadini, ma noi, per noi commercianti, è assolutamente assurdo poter fare un progetto di questo livello. Chiudere questa piazza, come una delle piazze più belle di Gallarate, anche per i palazzi, chiudendola, facendo un parchetto, porterebbe molta più gente in centro a fare le passeggiate, svilupperebbe molti, magari anche dare la possibilità a molte attività sulla piazza di aprire o riaprire. Il discorso dei parcheggi, a Gallarate ci sono. Ci sono tre parcheggi completamente inutilizzati nell'arco di 150-200 metri dal centro, che sono quello dove c'è il centro della gioventù, corso 20 settembre e gli Amazzini. Se vai all'estero trovi delle città medio-piccole con dei centri pedonali enormi, la gente utilizza i silos, lavorano tutti, anzi quando noi poi torniamo dalle vacanze in questi posti diciamo: oh, che bello, tutto a misura d'uomo. Sicuramente la riqualificazione del centro città e delle città in generale e di Gallarate in particolare è un elemento fondamentale del rilancio delle attività del commercio di prossimità, però occorre farlo in maniera corretta. Non dobbiamo fare voli pindarici teorici, dobbiamo fare in modo che si verifichino prima quelle condizioni necessarie che evitino di disperdere quello che oggi abbiamo, quindi parcheggi di prossimità, vicini al centro, facilmente accessibili.